Eccoci qua, signori, Big Luca della sua location segreta, più milionario di Dubai, eccetera, eccetera, eccetera. In questo video vi parlo di come gestire il budget familiare. Ve ne parlo dopo la sigla, che non c'è. Allora, sono Big Luca, c'è mia moglie nel background che mi guarda, si sta per fare un piatto di cereali. Quindi, siccome ci viene in realtà rivolta la domanda di come gestire il budget familiare, e c'è chi ci chiede come noi lo gestiamo, e vi posso parlare di ciò che facciamo noi, dei pattern che vedo sia virtuosi che viziosi. Ok, allora, per prima cosa dovete avere, e noi abbiamo, un conto corrente condiviso per le spese domestiche della famiglia, giusto amore? Giusto. Ah, la mano cos'è, Viada? Sta cercando di non far rumore. Va bene. Ok, che se sono le situazioni mi tocca sopportare. Comunque, un conto corrente condiviso. Allora, molte persone, vabbè, c'è chi guadagna, no, da due entrate. No, tu non guadagni. E chi spende. Ok, quindi se guadagnate entrambi, perché dovete, perché scegliete, non entriamo in certi discorsi, ok. Però si crea un problema. Cioè, se c'è il conto di donna, mia donna si chiama Donna, conto di Luca, ok, Big Luca sono io, e guadagna una sola persona e i soldi vanno condivisi però in due conti, è molto difficile tracciare le spese, chi sta spendendo cosa e qual è il budget casalingo, ok? Se guadagnate in due, avete due account, ma il budget della casa è uno, dovete guardare due conti bancari, dovete fare la stima delle spese, e non c'è nessuno che possa tracciare le spese, ok? E quindi ci vuole un conto condiviso, perché noi avevamo questo problema, due account, però guadagno solo io, e poi dovevamo rispalmare all'indietro il budget per poi ridividerlo, anche solo ripagare le carte di credito, perché c'era la carta di credito di Donna, la carta di credito di Big Luca, perché da ripagare, i soldi arrivano da me, cioè dalla mia azienda, ok, vanno ripagate tutte e due, vanno visti i costi, e anche in termini di quanto abbiamo speso questo mese era molto difficile. Quindi io una cosa che vedo è che potete, non sto dicendo comunione dei beni, queste cose qua, qual è un video diverso, sto dicendo che però la gestione familiare della casa, ok, bisogna avere un conto condiviso. Il conto condiviso ha un'entrata monetaria mensile, ok, ci può essere un po' di cuscinetto, potete metterci dentro tre mesi di stile di vita, sei mesi di stile di vita, non è per forza, non è il conto pila, ok, quello è il conto circolante domestico, cioè donna, dice, no, non è il conto pila, ok, però ci sono i soldi che servono a circolare per un mese, due mesi, eccetera eccetera, va bene? Da lì dipendono le carte di credito, vi consiglio di fare così. E qualcuno è deputato a riconciliare il conto domestico, a capire quanto si sta spendendo e a fare il budget. Ok, ora come fare il budget? Però se non vi dicevo come organizzare i conti, eravamo punto a capo. Ecco la sportivissima. Sì. Ok, peraltro c'è pure un microfono per te. No, sì. Io urlo. Tu urli. Ba. Allora, il budget, quindi conto condiviso. Conto condiviso da cui dipendono le carte e che ha un ingresso monetario. Poi ci deve essere qualcuno che controlla, nel nostro caso è lei. Siamo veramente in buone mani. Ok, quindi lei praticamente controlla e ha la gestione del conto condiviso, io non ce l'ho, quindi non so cosa succede, io so che ci metto soldi e che in teoria le carte vengono ripagate. Beh, attenzione, tu controlli quanti ce ne sono a fine, non hai magari le micro movimentazioni, non ti competono. Aspetta, parla qua nel microfono, ti prendo un altro. Addirittura, siamo super professionali. Ok, ci passi? Ok, si dovrebbe sentire. Mi stavo controllando anche i capelli, questa improvvisazione ci voleva. Cosa stavano dicendo? Sì, che Big non guarda le movimentazioni giornaliere, però a fine mese ha il quadro completo. C'è naturalmente una differenza tra inizio mese e la fine mese, di mezzo ci sono i soldi spesi durante il mese che sono compresi in un budget. Naturalmente la differenza tra ciò che c'è sul conto a inizio mese e ciò che c'è sul conto a fine mese è ciò che si è speso più eventuale rimpingo effettuato.
che quello è random, ma il budget viene prestabilito. Ci aiuta un sacco innanzitutto anche per una strategia a lungo termine, ma soprattutto per il mese in corso. Ci sono cose che, nonostante la nostra situazione, ancora oggi decidiamo di gestire. Sì, più che altro anche per, cioè, ci diamo, allora vogliamo dire qual è il nostro budget. Sì, noi abbiamo un budget di $35,000 al mese, non lo rispettiamo sempre, a volte spendiamo quel doppio, come quando siamo andati alle Maldive, e non è così alto come sembra, però, cioè, qual è il fatto? Che ci diamo un limite mentale per essere comunque disciplinati, ok? Cioè, se noi non avessimo un limite, siccome siamo due spender, spenderemmo, mm-hmm. Ok? Quindi praticamente ci diamo un limite molto importante, quindi vi consiglio anche di affrontare queste cose qui a livello di budget familiare. Parliamo, ecco, sì, dovrebbe, non so se si sta, se senti buono, non lo so. Identificare chi è uno spender, chi è un saver. Se siete tutte e due spender, è molto molto importante avere un'organizzazione in termini di savings e investimento. Ora, io ho già fatto questo video, si chiama i sei step per diventare ricchi, qualcosa del genere, quindi poi il team lo mette su. Questo è il conto circolante, perché ha visto questo video circolante, quindi se siete single siete solo voi, se siete una famiglia, che è una coppia, quello che è, dovete fare, bisogna comportarsi in un modo un po' diverso. Quindi non è il conto savings, i nostri savings sono altrove, bisogna risparmiare, investire i soldi, quello lo faccio, diciamo, io, lei è aggiornata, ma meccanicamente lo faccio io, in altri conti. Il conto circolante è quello che serve per pagare la pizza, pagare l'affitto, pagare il mutuo, quello che è, ok? Se noi non ci diamo un limite, e soprattutto se usassimo un conto pila per spendere, che ci non compriamo una pila. Casa al mese, ok? Il fatto, lei ancora fa il conto con gli scontrini eccetera, perché sì, è giusto monitorare, perché tutto ciò che non viene monitorato è fuori controllo, un po' di no, perché voi siete multimilionari, così è irrilevante, cioè fa niente, perché devi dare, è come il cibo, cioè devi dire no, il secondo bicchiere di vino no, se hai la tendenza a mangiare, come me. Io so che oggi abbiamo speso 12 euro di colazione e taxi, per esempio. Voi direte 12 euro sono irrilevanti, magari oggi, ma questa è un'abitudine che arriva dall'era dei tempi con le bustine. Ti ricordi le famose bustine? Noi avevamo un budget di 800, forse 600. Budget basso. 600 sterline mi sembra, che divide per gli extra, che dividevamo in 4 bustine, una per ogni settimana. Quella che era un calcolo all'epoca veramente difficile, perché stare dentro così poco è, cioè, capisco quando voi mi dite ma io come faccio con 1000 euro, cioè ci sta, è questo il ragionamento, però quello schema mentale è ciò che ci ha aiutato a essere, a riprodurlo poi in scala più grande, ed è esattamente lo stesso. Sì, perché, ancora oggi, cioè, per chi non è che se voi fate tanti soldi allora poi ve ne rimangono, cioè non funziona così. Se voi fate tanti soldi, siete spender, li spendete semplicemente, al posto di comprarvi un vestito nuovo vi comprate una Lamborghini nuova, cioè così. Quindi il mio consiglio è, innanzitutto dovete, per le coppie, chi è single, niente, ha la decisione lui e fine, però vi dovete organizzare comunque con un conto circolante da cui dipende la carta, la logisticità è molto più semplice. Budget familiare invece deve vedere le due persone coinvolte, questa è anche un'altra cosa, cioè può guadagnare una sola persona, lei non guadagna, ok? Aiutami a guadagnare perché mi sostiene. Tu non guadagneresti senza di me. Giustissimo, ok? Però non potete, secondo me, essere all'oscuro, anche questo messaggio agli imprenditori, eccetera, cioè, no, perché io mantengo la famiglia, eccetera. Sì, cioè calcolate anche che la vostra donna deve avere contezza di quello che succede, cioè, perché se mancate voi o succede qualcosa, non può trovarsi o senza soldi completamente, oppure che lei, se chiama l'American Express, non la riconoscono perché è sempre intestata a voi. Cioè ci sono degli snodi principali che se voi battete la testa e siete in coma, ne pensiamo anche a queste cose, cioè, però bisogna pensarci, ok? E soprattutto tutti e due, perché se si condivide il denaro, ok, si condividono i propri sogni e le proprie paure, e il day to day determina
quello che succede tra 10 anni. Cioè, se voi non condividete il day to day, perché uno spende eccetera, a parte il fatto che se guadagna solo uno e l'altro spende, si crea frustrazione perché non si va nella stessa direzione, perché uno poi non ha contezza. Cioè, per dire, anche io ho molti, no, studenti che guadagnano più di 1 milione netto all'anno. Cioè, se voi dite alla vostra donna, alla vostra moglie, no, perché io guadagno 100.000 euro al mese, cioè quella magari non sa quanti soldi spende tantissimo, piuttosto che invece non sa quanti soldi guadagnate e quanti soldi si possono spendere, quindi... Vabbè, te ce l'avevi questa cosa. Ci sono due punti qui. La prima, a favore degli uomini, sì, a favore degli uomini, io capisco, vedendo... cioè, noi siamo fortunati, non si può negare, abbiamo lavorato anche tanto per quello che abbiamo oggi, però ci siamo trovati in una condizione che non è quella di oggi, quindi sicuramente c'è dietro un rapporto di fiducia che è molto diverso rispetto alle persone che già si conoscono essendo uno ambiente e uno no. Punto primo. Quindi io, da un certo punto di vista, anche l'aspetto, il punto di vista maschile lo capisco. Dall'altro, rendetevi conto che non potete capire se la vostra dolce metà è responsabile rispetto al vostro lavoro e se state lavorando verso uno scopo comune finché non la mettete alla prova. Io non ho avuto da subito accesso a tutti i conti della nostra azienda, tutti i conti personali, tutto quello che poteva essere, tra virgolette, rovinato. È stato un percorso graduale di responsabilizzazione. Ci teniamo a dire ufficialmente che ancora non ha accesso, quindi se rapite lei, eccetera... quello che non c'è. È un percorso di responsabilizzazione. Perché? Perché se lui guadagna queste cifre e io no, non gli so dare il giusto valore, che è un rischio da due punti di vista, da due lati opposti. Il primo è che magari sto underspending perché ho paura di comprare veramente il cibo della qualità migliore quando non ce n'è più bisogno, perché non ho contezza. E l'altra invece è che io sia overspending perché non mi rendo conto che magari tutti i soldi che entrano non sono dediti alla spesa, oppure dei soldi che entrano che quel mese hanno un'altra funzione. Quindi sicuramente comunicare va benissimo, non solo nel lungo termine, ma anche aggiornarsi. Questo mese voglio fare questo, ci stiamo dentro, sì. O è in linea con ciò che vuoi fare tu? Ecco, noi abbiamo ancora questa discussione.